il paniere di Merlini. Nel cuore dell'Oltrepò pavese, la tradizione, innovazione e l'unicità dei prodotti tipici. Oltre 30 tipologie di pane, ottenuto con farine speciali di riso, avena, orzo, mais, multicereali, ma anche pizze, focacce e pasticceria di produzione propria. E ancora affettati freschi, frutta e verdura. A Casteggio, in Viale Giulietti 25, il paniere di Merlini, artigiani dal 1951. Buonasera a tutti, qua si balla al ritmo della musica anni 70 e 80 con i New Silent Junkies, che sono già sul palco dell'Ibari Caffè e tra pochissimo partirà la terza puntata di The Imitation Game. Ci eravamo lasciati con Antonella e Samantha vincitrici, chissà questa sera la corona a chi andrà. Per il momento a me. Qua con Ruth e le sue allieve che hanno appena finito di esibirsi. Complimenti, fatevi un applauso. Siete state bravissime. Com'è andata? Molto bene, faticosa ma bene. Sì, perché fa caldo, eh? Qua all'Ibari fa caldo, ci si scalda parecchio. Ascolta, io ho notato una cosa, che avete tutte un sorriso smagliante, tu in prima fila con questo sorrisone, contagiando tutte loro. Possiamo dire che la Zumba proprio mette il sorriso? Assolutamente sì, è il segreto dello Zumba, e oltre che a bruciare e a divertirsi, anche abbiamo creato in questo gruppo delle amicizie e dei rapporti, insomma, il nostro sorriso rappresenta quello che secondo me è lo Zumba. È vero, confermo, ne avrei bisogno anch'io, perché ho un pochino di pancetta, quindi serve anche per chi vuole bruciare un po' i grassi. Assolutamente sì. E quindi muoversi, divertendosi, ballando a ritmo di musica. Vogliamo dire, per chi volesse, insomma, scoprire il mondo dello Zumba, a chi può rivolgersi? Ah, sì, vabbè, io faccio lezioni a Casa Gerola, il lunedì e il sabato, e se volete venirmi a trovare io sarò più che contenta nel vedervi, numerosissime le mie lezioni. Diciamo proprio il nome della scuola, l'indirizzo, dove ti trovano? La palestra delle scuole di Casa Gerola. Ok, perfetto. Allora, mi raccomando, per qualsiasi informazione, tra l'altro voi so che fate anche degli eventi, ce ne sarà uno prossimamente? Sicuramente, ne approfitto per invitarvi tutti il 5 marzo alle ore 15 presso il centro sportivo di Casa Gerola, dove ci sarà un grandissimo ospite, Luca De Nigro, e ci saremo io e tanti altri istruttori zin. Ad accogliere e divertirci tutti insieme a fare la cosiddetta festa di Zumba. Agenda alla mano, segnatevi la data, mi raccomando. Grazie mille a Ruth e tutte le sue allieve di Zumba. Grazie, salutiamo tutti insieme e via con The Imitation Game.
spaghetti, la porta è chiusa, non devi nemmeno inventare una scusa. Dormono tutti di un sonno profondo, questo silenzio alla fine del mondo. Chiudi pian piano e ritorna a dormire, nessuno nel mondo ti deve sentire. Allora, io direi di partire con il nostro quinto pu dalla camicia, perché so che è una camicia un po' speciale questa sera. Una camicia che sono andato a rispolverare nell'armadio e è vecchia veramente, è degli anni 80 più o meno. Non so, l'ho trovata, più o meno si vestivano così in quelle... Più o meno sì, magari anche loro hanno proprio indossato questo modello preciso. No, magari proprio quello. Mi ricordo che avevano le frange sotto le mani. È vero. Quello me lo ricordo. Però settimana dopo settimana vedo che ti stai trasformando sempre di più in ipu, e quindi magari la prossima sfodererai anche queste frange. Vedrò se trovo qualcos'altro di antico. Ti ho dato un'idea. Ascolta, piccola Katie, hai deciso di abbandonare quelle canzoni un po' sconosciute a favore invece di un grande classico. Ma è una prova che ho fatto stasera. A dire la verità, a me non piace cantare questa canzone. Però voglio vedere come reagisce il pubblico, se gradisce o meno. Vedremo, verificheremo tra pochissimo. È soltanto il primo concorrente. La strada è ancora lunga per il momento. Grazie. Grazie a voi. Forse non lo sappiamo nemmeno noi, con un deca non si può andare via. Non ci basta neanche in pizzeria. Fermati un attimo all'automatico, almeno a piedi non ci lascerà. Grazie, perché mi hai regalato una delle mie canzoni preferite del tuo repertorio. Sono contenta, dai. Com'è andata, caro Max? Ma meglio dell'altra volta sicuramente, dai. Un po' più sicura. Un po' più intonata. Sì, dai. Dai. Ascolta, ma qual è invece la tua canzone preferita in assoluto di Max Pezzali? Da fan, da Clelia fan. Gli anni, che poi spero di fare. È vero, infatti sarebbe curioso sentirtela cantare. Allora, cappellino, felpa da vera fan, da The Imitation Game, su Occhio Pavese, la nostra Clelia con un deca. E tra pochissimo scopriremo come sarà cavata anche secondo il pubblico e la giuria. Grazie. Grazie a voi. Ciao.
Signor Celentano, io so che lei, oltre ad essere un meraviglioso, grandissimo, straordinario cantante, dice anche sempre la sua sui fatti di attualità, di politica italiana. E allora, visto che prima, nel momento in cui registriamo questa serata, le elezioni comunali devono ancora avvenire, allora io le devo chiedere, signor Celentano, ma secondo lei chi vincerà questo ballottaggio? Ghezzi o Barbieri? Purtroppo Barbieri. Purtroppo Barbieri. Mi dica perché purtroppo, signor Celentano, lei cosa ne pensa? Purtroppo perché ce lo teniamo da ormai, non so quanto tempo, purtroppo dobbiamo tenercelo anche questa volta. Va bene, allora nel momento in cui andrà in onda questa serata su Occhio Palese, Voghera avrà già il suo nuovo o non nuovo sindaco, per cui scopriremo se... Io ci ho azzeccato, sicuro che ci azzecco, ma per pochi voti, non è che è tanto di più, eh. Scopriremo se il signor Celentano ha avuto ragione, poi ne riparleremo venerdì prossimo. Grazie, come sei gentile e umano. Ci mancherebbe. Va bene, allora signor Celentano, complimenti per la sua performance. Venerdì prossimo non viene. Non viene, per protesta. Per protesta. Grazie. Ciao a tutti. Ero e come sento ora, lo so, quello di cui ho bisogno, lo so. Come ero e so che posso ora, e io ci spero in quello che amo ancora. Vorrei far notare una cosa di questa meravigliosa ragazza, cioè che non solo canta bene, ma lei tende anche ad adeguarsi al look dell'epoca in cui è stata pubblicata la canzone. Confermo. E quindi siamo tornati prepotentemente ai tempi nostri, ed eccola che ovviamente è vestita dalla Giorgia degli anni 2010, insomma. Oh, esatto, hai visto? Ho centrato anche stasera l'abbigliamento, dici? Assolutamente, devo dire di sì, ti abbiamo risparmiato la carrellata perché è molto timida, però merita anche questa sera. Ascolta, Jessica sul palco ha detto che una caratteristica che piace molto di te è l'umiltà. Secondo me non solo l'umiltà, ora non voglio riempirti di troppi complimenti che poi magari... Le emozioni, però secondo me anche la sensibilità, perché tu quando canti le canzoni le senti proprio nel cuore e si percepisce. Ma grazie, questa è una cosa che mi fa tanto piacere veramente, perché io mi emoziono parecchio. Poi qualcuno magari può pensare che, non lo so, lo faccio apposta, essere un po' così, sembra che magari, oh no grazie, complimenti mi fanno, però in effetti mi imbarazzo davvero. Esatto, è tutto vero. Mi emoziono molto, è vero. È tutto vero. Allora, vedremo se il pubblico e i tuoi colleghi la pensano esattamente come noi. Nel frattempo, in bocca al lupo, grazie. Crepi, grazie mille. Ciao. Come canti?
È meraviglioso, davvero, è meraviglioso. Complimentissimi. Grazie mille, troppo gentile, veramente, grazie. Allora, il look è esattamente quello del videoclip originale di Mina in Tintarella di Luna. Esatto, sono andata a vedere su YouTube, ho studiato la canzone e ho visto tutti i particolari. Così mi sono travestita da Mina in modo semplice, una camicia bianca e pantaloni come li portava lei nel 1959. Il look, il trucco, il make up è esattamente quello, i capelli. E poi posso dire una cosa? Sei migliorata notevolmente anche a livello vocale. Grazie mille, non ho fatto prove e niente, tutto così com'è, come tutti. Guarda, non so se era la canzone adatta alla tua vocalità, al tuo timbro, però davvero hai fatto anche una buonissima performance a livello vocale, decisamente migliore rispetto alle precedenti, quindi brava. Grazie, grazie mille, grazie veramente di cuore, grazie. Concorrenti, temetela, mi raccomando, perché lei no, sono buona. È buona, ma è un cavallo veramente di razza. Grazie mille. Bocca al lupo. Ciao, grazie. Signor Claudio Baglioni, posso dirle una cosa? L'ho già detta anche ad Antonella, però si vede che evidentemente i concorrenti si esercitano a casa. Signor Baglioni, lei mi è migliorato anche vocalmente, questa performance era davvero ottima. Perché sotto la doccia si fanno tanti cambiamenti con la voce, capito? Comunque poi i complimenti dei miei vicini di casa, che tutte le sere sotto la doccia continuavo a cantarla, e quindi è per quello che... Questi vicini come si chiamano? Meglio non dirlo. Beh, noi li salutiamo comunque per casa, insomma. Sì, di casa, sì, di rimpettai, famosi di rimpettai. Allora, perché la scelta di questa canzone? Allora, visto che ho notato che la canzone che ho cantato la volta scorsa non era molto conosciuta, Ragazza di Campagna, allora ho deciso di cantare una canzone un po' più conosciuta di Claudio Baglioni, che si intitola E tu, una canzone che tutti la cantano, che ricorda anche i primi amori, le prime amicizie, i primi flirt, ecco. Allora ho deciso di cantare questa. Adesso vediamo, per venerdì prossimo inventerò un'altra canzone sempre di Baglioni e vediamo un attimo cosa succede. Tanto Baglioni di hit ne ha, Baglioni ne ha, è per quello che ho scelto di imitare Baglioni, perché Baglioni ha tante canzoni che sono quasi alla mia portata, quindi cercherò di cantarne un'altra ancora meglio di questa. Bene, allora lui è uno che ci tiene tanto, come tutti gli altri ovviamente, al giudizio, quindi tra pochissimo scopriremo come lo valuterà il pubblico e i suoi colleghi. Grazie. Speriamo. Grazie mille. Ciao, grazie. Ciao. Yeah.
di dare il bentornato Marco Mengoni, vorrei salutare Erika che questa sera doveva essere qua con noi ad Imitation Game, ma lo sappiamo che ha il pancione, questa sera il suo bimbo ha deciso di fare un po' i capricci e quindi la nostra Mia Martini non è potuta essere qua questa sera, però sicuramente la rivedremo. E nel frattempo Marco Mengoni! Grazie, grazie, sono tornato, avete visto? È vero, è tornato e con uno stuolo di fan impressionante, devo dire. Ma la barba quando è che te la fai? Ma la mia... tratto distintivo, non posso farla, cioè. No, Grande no. Fashion, più fashion, cioè, anche più fashion è vero Marco Mengoni, cioè ragazzi. È vero, è vero. Ascolta, ma Marco Mengoni che ha una marea di fan, adesso non sappiamo perché forse ha fatto coming out, non si capisce bene, però facciamo conto che è eterosessuale. Marco Mengoni, con le fan, ha mai avuto qualche avventura oppure no? Ma secondo me no, è troppo timidello per... Top. Dice di no, è troppo timido, dici che la timidezza lo blocca. Sì, sì, può essere. Okay. Ma tu invece con i fan? Non si può dire. Non si può dire, è una domanda troppo privata. Va bene, rischiamo di creare qualche disagio. Va bene, signor Marco Mengoni, la lasciamo al giudizio del pubblico e dei suoi avversari. E cominciamo con le votazioni e partiamo con i Pooh. I Pooh votano Claudio Baglioni. È arrivato il momento di Antonella che ancora, vedete, ha questa anima mina dentro di sé. Scopriamo a chi regala i 5 punti. 5 punti vanno a Max Pezzali, a sorpresa, attenzione. Sentiamo la motivazione, perché le piace e quindi insomma si è divertita, ha avuto modo di apprezzare la tranquillità e la simpatia. E poi le piace molto l'abbigliamento, la felpa, il cappellino marchiati Max Pezzali. Dice le manca giusto l'apparecchio denti, ma Max Pezzali ha l'apparecchio denti? Non lo so. E quindi 5 punti per Max Pezzali da parte di Mina. E sentiamo Giorgia che dà 5 punti. 5 punti a Biagio che ha ovviamente interpretato Claudio Baglioni. Complimenti, è la seconda volta che Biagio riceve 5 punti. Signor Celentano, sentiamo un pochino, vanno a Giorgia i 5 punti di Celentano. Guardate che bella coppia, tra l'altro 5 punti per Samantha. Io proporrei anche un duetto Celentano-Giorgia, chi lo sa. Sentiamo un pochino invece Biagio, Claudio Baglioni, 5 punti vanno a... Voi dovete sapere che Biagio vuole vincere! A Biagio li voleva dare a se stesso, cioè, capito, vuole addirittura barare sul regolamento. Li dà a Giorgia. Giorgia è stata brava, ha apprezzato moltissimo la sua interpretazione e quindi Giorgia colleziona 5 punti da parte di Biagio. E sentiamo un po' Max Pezzali a chi regala questo bonus di punti. Piange, piange o ride, non si sa, attenzione, no, è emozionata. È anche confusa e li ha regalati ad Adriano Celentano. Complimenti quindi ad Adriano. Ed è arrivato il momento di Natasha che interpreta Marco Mengoni. Esatto, che regala 5 punti a Non lo so più. Ai Pooh. Non l'avevamo capito, io e Gianca qua a scrutare ad ascoltare. E quindi complimenti ai Pooh. E ora Jessica sta per avventurarsi tra il nutrito pubblico degli Bari Caffè. La signora Paola l'abbiamo vista prima tra le allieve di Zumba e sentiamo a chi regala i 5 punti. Cinque punti vanno a Giorgia, ovvero a Samantha, e quindi complimenti perché Giorgia colleziona altri 5 punti. E adesso scopriamo a chi vanno gli altri 5 punti, che vanno ad Antonella. Complimenti. Insomma, Antonella premiata dal pubblico. Ed ora è arrivato il momento di scoprire chi riceverà i 10 punti bonus per il miglior travestimento. Sono stati selezionati Mina, Adriano Celentano, Marco Mengoni e Max Pezzali. Scopriamo a che vanno i 10 punti bonus. Questi punti bonus verranno dati dai nostri maestri di danza. Scopriamo a che vanno. Secondo Loredana i 10 punti devono andare a Mina. E così sarà. E adesso è arrivato il momento di scrivere le votazioni sul nostro cartellone di The Imitation Game. Tocca ad Alberto che aggiunge i suoi 5 punti.
Adriano Celentano, vero Giovanni, va ad apporre i suoi punti, pari a 5. Clelia, alias Max Pezzali, 5 punti. È arrivato il momento di Biagio, 10 punti per lui. Marco Mengoni non scriverà nessun voto perché non l'ha votato nessuno. Samantha per lei, 15 punti. È il momento di Samantha di aggiungere invece i suoi 15 punti, che vanno ad aggiungersi ad altri 15 collezionati in precedenza. Attenzione, attenzione, perché Antonella sempre interpretando Mina va ad aggiungere altri 15 punti. Jessica sta consegnando un piccolo cadeau dai Bari Caffè ai concorrenti di The Imitation Game, un cadeau molto molto dolce. Ed ora la nostra Jessica sta per decretare le vincitrici. Antonella e Samantha sono loro le trionfatrici di questa puntata di The Imitation Game. Dovranno ovviamente condividere la corona. Guardate che belle. Piacere di avere qua due ospiti, Ale e Lori, che vi racconteranno tra pochissimo chi sono e che cosa fanno per divertirsi e soprattutto per portare alta la loro passione per la danza. Raccontateci un po', intanto buonasera. Buonasera, noi abbiamo cominciato qualche anno fa con la passione per il ballo e è sfociata nelle gare, al che proseguendo in questa disciplina abbiamo voluto comunicare la nostra passione a tutte le persone interessate a seguirci. Abbiamo creato una scuola, la Ale Lori Dance di Zinasco, nella quale insegniamo il liscio, il ballo da sala e le danze standard, con un intermezzo di balli di gruppo e latinoamericano. E so che prossimamente sarete anche a Libari. Sì, verremo qui a fare una esibizione un po' particolare. Faremo qualcosa di un po' coreografico, scenografico, un po' particolare. Quindi ci ha dato una piccola anticipazione, ma naturalmente noi vi rimandiamo alle prossime settimane per vedere Ale Lori a Libari Caffè di Imitation Game. Grazie mille! Grazie a voi! Yeah.
you're listening.